Ciao bambini, vi ricordate quante foglie erano in autunno a scuola? Oggi ho deciso di raccoglierne alcune, come vedete sono verdi perché è primavera, e di farvi vedere quante sono. Contiamole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo, ormai abbiamo imparato che 10 unità, quindi 10 cose, che possono essere 10 fogli, 10 matite, 10 gessetti, quello che volete, 10 cose formano una decina insieme. Quindi questa è una decina di foglie. Adesso anche noi scriveremo una decina, quindi 10 numeri, su questa linea dei numeri dall'1 al 10. Lo 0 lo lasciamo da parte, quindi iniziamo subito. I numeri li scriviamo con il blu, può essere una matita. Io oggi ho deciso di scriverli con il gessetto blu perché per decisione tutte le unità sono blu e le decine, come sapete, rosse. Iniziamo. Si sale, sale in cima e poi si scende dritti dritti. 1. Facciamo un piccolo pallino nel mezzo per separare i numeri. Poi il 2. Usiamo il verde per separarli. 3. Attenzione al 3, eh? Ha due pance tonde. Poi abbiamo il 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Pallina. 5. Tonda tonda la pancia, eh? Quindi entro, scendo, pancia. Poi attenzione anche il 6, dall'alto, giro, giro, giro e chiudo. Possiamo mettere una stanghetta. 7. Attenzione, forse è più difficile. Potete fare o due cerchi o, se avete già imparato, esercitarvi nel salire su, giro, incrocio senza mai staccare la penna dal foglio. 8. 9, qua abbiamo un tondo sopra e poi una gambetta sotto, con i gessetti è un po' difficile. 8, 9 e attenzione, adesso arriva il 10. Ricordiamoci, la decina la scriveremo in rosso. E l'unità, che è 0 unità, in blu. Benissimo, 10. Potremmo andare avanti. Anche per andare avanti faremo l'1 in rosso e l'1 in blu. 11. Di nuovo 1 in rosso e 2 in blu. 12. E così avanti. Quindi decina rosso e unità blu. Ecco la nostra decina, la nostra linea del 10.